Dunque, cosa sono tutte queste notizie sul Sole? Alcuni dicono che il Sole si sta agitando. Ebbene, cosa significa esattamente? Dovremmo preoccuparci? Francamente sì, dovremmo essere preoccupati. In linea generale non è mai buono prendere troppo sole. La componente ultravioletta della luce solare è dannosa per la pelle. Ecco perché gli umani hanno uno spettro di pigmentazione della pelle. Più luce solare c'è, maggiore sarà la pigmentazione di cui avremo bisogno. In più, grandi cappelli e naturalmente creme solari con alto SPF e oil free, soprattutto per le persone di carnagione chiara. Ma cosa farà il pianeta Terra? Per prima cosa, vediamo quanto si potrà agitare il Sole. Di solito il Sole attraversa un ciclo attivo, calmo, attivo ogni 22 anni, con alti e bassi ogni 11 anni. Perché accade nessuno lo sa, succede e basta. Probabilmente c'è una ragione, ma gli scienziati non l'hanno ancora capita. Sanno che a ogni ciclo il Sole inverte i suoi poli magnetici. Questo di per sé è piuttosto sbalorditivo, soprattutto se si considera che la Terra negli ultimi 600.000 anni non ha mai invertito i suoi poli magnetici. Ultimamente il Sole è stato estremamente calmo, più calmo che negli ultimi 100 anni. Anche questo è insolito. Il ciclo attivo, calmo, attivo si è trasformato in un ciclo attivo, calmo, calmo. Ma le cose stanno cambiando ed è per questo che stiamo informando gli amici del lato positivo su cosa aspettarsi nei prossimi anni. I termini calmo, attivo o agitato si riferiscono alla quantità di radiazioni ad alta energia che il Sole emette. Fortunatamente la quantità di luce visibile emessa dal Sole non cambia molto, altrimenti sarebbe un problema serio. Se il Sole diventasse solo del 6% più debole o più luminoso, la Terra si congelerebbe o friggerebbe. L'osservazione delle macchie solari è il modo più semplice per misurare quanto è attivo il Sole. Più macchie solari sono visibili, più il Sole è attivo. Un grafico noto come diagramma a farfalla traccia l'andamento in 11 anni delle macchie solari. Il diagramma a farfalla mostra come le macchie solari scompaiano regolarmente dalla superficie del Sole e ricompaiano in altri luoghi. La NASA aveva previsto che l'attuale ciclo di attività solare sarebbe stato calmo, come il precedente. Ma inizia a sembrare che non sia così. Attualmente siamo nel ciclo solare numero 25. Questo è il 25esimo ciclo solare di 11 anni dal 1755, quando iniziarono la registrazione. Questo ciclo di attività solare dovrebbe raggiungere il picco nel 2025. Ma il Sole ha già superato il numero di macchie solari previsto dalla NASA, quindi non sembra che questo ciclo sarà calmo. Sembra che nei prossimi anni avremo delle radiazioni solari molto attive sulla Terra. All'inizio del febbraio 2022, 40 dei 49 satelliti di comunicazione SpaceX in orbita sopra l'atmosfera sono stati distrutti da un'esplosione solare. Il gas plasma elettromagnetico ad alta velocità proveniente dal Sole, noto come vento solare, ha causato una compressione dell'atmosfera terrestre e i satelliti di Elon Musk hanno perso la loro integrità orbitale e si sono schiantati sulla Terra. Le macchie solari sembrano anche macchie scure sul Sole, ma non sono scure. Semplicemente non sono luminose come la sua superficie. Per capire meglio, prendi una lampadina da 25 watt accesa e tienila davanti a una lampadina da 100 watt accesa. La lampadina da 25 watt apparirà scura. Le macchie solari sulla superficie del Sole si presentano quasi sempre in coppia. Questo perché sono tempeste magnetiche di gas. Una macchia solare sarà positiva e l'altra macchia solare sarà negativa. Tra le due macchie solari, che possono essere molte volte più grandi della Terra stessa, scorre una corrente elettrica che porta con sé un arco infuocato di gas ionizzato. I brillamenti solari sono qualcos'altro di cui dovremmo preoccuparci. Sono potenti esplosioni elettromagnetiche sul Sole associate alle macchie solari. Mentre il gas plasma supercaldo si agita e si contorce, distorce anche le linee del campo magnetico nelle macchie solari. Quando queste linee si spezzano, una potente esplosione rilascia raggi X e radiazioni gamma alla velocità della luce. Vengono rilasciati anche gas visibili. I brillamenti solari hanno un sistema di classificazione in base alla loro potenza. I brillamenti solari di classe X sono i più pericolosi. Questo tipo di brillamento solare può causare blackout radio su tutta la Terra e danneggiare i satelliti, gli astronauti in orbita e persino i passeggeri degli aeroplani ad alta quota. I brillamenti di classe M provocano aurore spettacolari nelle aree del polo nord e sud della Terra, mentre i brillamenti di classe C non hanno quasi alcun effetto sulla Terra. Ma i brillamenti solari non sono solo le più grandi esplosioni sul Sole.
Le CME, acronimo inglese per espulsione di massa coronale, sono più potenti dei brillamenti solari e più pericolose se si dirigono verso di noi. Come indica il nome, le espulsioni di massa coronale sono esplosioni che hanno origine sulla corona del Sole. Dalla corona vengono lanciati milioni di tonnellate di gas ionizzati caldi verso l'esterno. La corona è lo strato di gas sottile e luminoso attorno alla superficie del Sole. La corona del Sole è molto più calda della sua superficie. La superficie stessa raggiunge circa i 5538 gradi centigradi, mentre la corona arriva a misurare più di 555538 gradi Celsius. Perché la corona sia molto più calda della superficie del Sole e come fa ad esserlo è un altro grande mistero che gli scienziati devono ancora risolvere. Una teoria recente afferma che la corona è riscaldata dalle onde sonore e dalle radiazioni nucleari del Sole. Il progetto GONG, che sta per Global Oscillation Networking Group, è stato istituito sulla Terra per monitorare le onde sonore del Sole. Si è scoperto che il Sole emette dei suoni o oscilla come una campana. Esistono 5 siti di osservazione in tutto il mondo, in India, Australia, nelle Isole Canarie, in Cile e in California, che tengono costantemente d'occhio gli oltre 10 milioni di onde sonore che si verificano intorno al Sole. Ora che il Sole sta entrando in una fase attiva, possiamo aspettarci di vedere CME più potenti dirigersi verso di noi. I gas espulsi dal Sole vengono ionizzati e privati degli elettroni dal calore intenso, e questo fa sì che formino una tempesta di protoni, che possono viaggiare nello spazio a velocità di circa 805 km al secondo. Questi nuclei atomici carichi positivamente sono per lo più bloccati o deviati dal campo magnetico della Terra. La nostra atmosfera non ci protegge dalle tempeste di protoni, sebbene l'ultimo chilometro d'aria sopra la superficie terrestre sia in grado di arrestare i dannosi raggi X dei brillamenti solari. Il vento di particelle del Sole può essere fermato solo dalla magnetosfera terrestre. Sicuramente vedremo delle spettacolari aurore attorno ai poli magnetici della Terra, ed è molto probabile che durante un'esplosione di massa coronale queste aurore si estenderanno fino alle medie latitudini. Attualmente gli Stati Uniti possiedono una sonda spaziale diretta verso la corona solare. Poiché la corona si estende verso l'esterno per milioni di chilometri, la sonda solare Parker sta navigando a più di 6 milioni di chilometri dalla superficie della nostra stella, ovvero a circa un decimo della distanza da Mercurio. Lì le temperature arrivano a 1315,5 gradi centigradi, ma l'interno rimane ad una temperatura adeguata. Uno scudo termico in carbonio composito, spesso 11,43 cm, protegge i telescopi e i magnetometri della sonda che misurano l'intensità del vento solare. Le 5 antenne che sporgono verso i gas coronali sono realizzate in una lega in grado di resistere alle temperature estreme della corona. Il recente ciclo di doppia calma è preoccupante perché non si capisce quanto e quando il Sole sarà attivo. Le macchie solari sono completamente scomparse per molto tempo. È come se le distorsioni magnetiche che di solito vediamo sulla fotosfera del Sole fossero implose. E adesso l'intenso magnetismo sta riaffiorando in superficie e irrompendo nella corona. Il National Center for Atmospheric Research di Boulder, in Colorado, prevede che questo ciclo solare, il ciclo numero 25, sarà uno dei più forti di sempre. L'ultimo ciclo solare è stato molto calmo, con sole 116 macchie solari. La media è di 170. Ma la previsione per questo ciclo comprende tra 210 e 260 macchie solari, rappresentando uno dei cicli più forti di sempre, appunto. A causa di un vento solare più forte rischiamo di perdere molti satelliti. Possiamo anche aspettarci sovraccarichi della rete elettrica quando la tempesta di protoni raggiungerà il picco nel 2025. Ciò significa che, quando i protoni carichi positivamente entreranno nei cavi, scorreranno nei trasformatori, sovraccaricandoli e causando un'interruzione di internet. Il 12 marzo 1989, una potente CME colpì la Terra e creò molti danni alle reti elettriche. Sperimenteremo qualcosa di simile nel prossimo futuro? Beh, attenzione, amici del lato positivo. Consideriamo un pianeta interstellare il vagabondo cosmico che nessuno vuole portare a casa. Fondamentalmente è un pianeta che è stato espulso dal proprio sistema solare e ora fluttua senza meta nello spazio come un solitario. Questi pianeti non sono solo una teoria. Gli scienziati ne hanno effettivamente individuati alcuni nella nostra galassia. In effetti, le stime suggeriscono che potrebbero esserci molti di questi nomadi cosmici che fluttuano intorno alla Via Lattea.
E non sono solo piccoli mondi rocciosi come la Terra. Alcuni di loro sono in realtà enormi giganti gassosi, molte volte più grandi di Giove. Questi colossi potrebbero potenzialmente avere le proprie lune e persino i propri mini sistemi in orbita attorno a loro. Ad esempio, uno dei pianeti vaganti più famosi che conosciamo ha un nome complicato. Si trova a circa 80 anni luce dalla Terra ed è stato scoperto nel 2013. Si stima che questo pianeta canaglia abbia circa 6 volte la massa di Giove e si ritiene che abbia circa 12 milioni di anni. E sì, solo perché questi solitari cosmici non hanno una stella, non significa che siano super freddi. Possono ancora generare calore e luce dai propri processi interni. Alcuni possono persino avere campi magnetici e aurore, proprio come la Terra. In altre parole, i pianeti interstellari potrebbero essere abitabili con le giuste condizioni. Quindi, come sarebbe la vita su un pianeta del genere? E potremmo potenzialmente vivere in un mondo del genere? Bene, vivere su un pianeta interstellare può essere un'esistenza solitaria. Non hanno il sole caldo in cui crogiolarsi, nessuna atmosfera accogliente in cui rannicchiarsi e nessun vicino cosmico con cui fare un barbecue. Ecco perché dobbiamo essere creativi. Partiamo dal problema più ovvio. Faremo fatica senza luce e calore. Quindi come lo sistemiamo? Beh, probabilmente dovremmo investire in alcuni riscaldatori davvero fantasiosi e indossare tute alla moda e super calde. Oppure potremmo inventare un modo completamente nuovo per generare elettricità senza fare affidamento sull'energia solare. Ad esempio, che ne dici di utilizzare l'energia geotermica? Questa è roba che scotta. Ogni pianeta ha una fonte interna di calore. Senza di esso non sarebbero altro che rocce fredde e senza vita che fluttuano nello spazio. Questo calore interno può essere sfruttato e utilizzato per alimentare qualsiasi cosa, dalle case alle fabbriche alle astronavi. È come avere una vasca idromassaggio abbastanza grande da alimentare un'intera città. E quella città molto probabilmente si troverà sottoterra, più vicino alla fonte di calore. E per quanto riguarda la luce, beh, probabilmente dovremmo costruire delle torce molto luminose. O forse anche imparare a ingegnerizzare geneticamente alcuni organismi bioluminescenti per illuminare le nostre case. Immagina basi spaziali ricoperte di funghi e piante al neon. A proposito, parlando di piante, la vita vegetale sarebbe piuttosto difficile da trovare senza una stella. Allora, cosa mangeremo? Beh, potremmo usare le stesse prese d'aria geotermiche di cui abbiamo parlato o alcune reazioni chimiche per sostenerci. E chissà, forse svilupperemmo un gusto per i cibi ricchi di zolfo o inizieremmo a fermentare le nostre bevande dal fango vulcanico ribollente. Yum! Ma, oltre al cibo, abbiamo un problema più importante. Vivere su un pianeta interstellare sarebbe mozzafiato, letteralmente. Non avremmo aria. Vedi, non tutti i pianeti hanno atmosfere buone e stabili. Tutto dipende dalle loro dimensioni, composizione e altre cose. Ma anche se la nostra nuova casa ha un'atmosfera, potrebbe essere incredibilmente sottile e instabile. Non avremmo bei cieli azzurri o tramonti drammatici da ammirare. Invece staremmo fissando il vuoto infinito dello spazio, dove le stelle sarebbero più luminose che mai. E dimentica i modelli meteorologici. Senza un'atmosfera per crearli, non avremmo pioggia, neve e temporali. E questi sono solo alcuni problemi minori. Quel che è peggio, la temperatura sul pianeta fluttuerebbe selvaggiamente, oscillando da un caldo insopportabile a un freddo insopportabile. Sarebbe come vivere in un forno sempre acceso e spento ad intervalli. E infine, saremmo esposti a tutti i tipi di detriti spaziali e radiazioni cosmiche. Quindi, se non vuoi diventare croccante, potresti voler investire in crema solare. Quindi, come lo aggiustiamo? Beh, dovremmo trovare un modo per generare il nostro ossigeno e probabilmente creare qualcosa come una biosfera dell'era spaziale. Ad esempio, potremmo coltivare alcune piante che potrebbero produrre ossigeno o impareremmo a filtrare l'aria come un purificatore d'aria ad alta tecnologia. Infine, abbiamo l'ultimo problema più importante, trovare l'acqua. Ed è qui che gli oceani sottomarini vengono in nostro aiuto. Ora ci stiamo tuffando davvero in profondità. Ma seriamente, gli scienziati suggeriscono che alcuni di questi pianeti potrebbero effettivamente avere oceani sottomarini. Sarebbe come vivere su un gigantesco pallone d'acqua sepolto sottoterra, con il terreno sotto i piedi fatto di ghiaccio e roccia.
In altre parole, potremmo semplicemente attingere a questi oceani sotterranei. Potrebbero fornirci una fonte di acqua potabile, agricola e manifatturiera. Forse anche con altre risorse e materiali che non abbiamo mai visto prima. E, a proposito, chissà che tipo di strane creature potrebbero essere in agguato in quei mari sotterranei. Ma non preoccuparti, anche se non abbiamo oasi sotterranee, ci sono anche altre opzioni. Potremmo ottenere dell'acqua dalle comete, dall'estrazione del ghiaccio e persino dall'atmosfera, quella che abbiamo appena creato prima. Infine, dobbiamo trovare ed estrarre alcune risorse per costruire le nostre case e altre cose. E un pianeta canaglia potrebbe non avere gli stessi tipi di risorse di un pianeta che orbita attorno a una stella. È come cercare di trovare dei tesori in un deserto, non esattamente una cosa certa. Potremmo dover fare affidamento sulle risorse degli asteroidi vicini e cose del genere. E se vogliamo estrarre risorse dal pianeta stesso, potremmo dover trivellare chilometri di ghiaccio e roccia. Ma, ehi, se sei pronto per la sfida, c'è sempre la possibilità che tu diventi ricco su un pianeta interstellare. E chissà, forse scoprirai nuove risorse ancora più preziose dell'oro e dei diamanti. Grande! Sembra che abbiamo risolto i problemi più importanti. Potrebbero esserci altre piccole difficoltà. Ad esempio, dovremmo anche affrontare giorni e notti molto lunghi, a seconda della velocità di rotazione del nostro pianeta. E non avremmo un ciclo giorno-notte normale e regolare. La rotazione del nostro pianeta potrebbe essere estremamente imprevedibile. Forse avremmo notti lunghe settimane, seguite da giorni lunghi settimane, il che potrebbe davvero rovinare i nostri programmi di sonno. Potremmo dover sviluppare un caffè davvero forte per farci passare quelle lunghe e buie notti. Ma, ipoteticamente, possiamo adattarci a tutte queste cose e superare tutte le sfide. E ora, finalmente, benvenuto sul pianeta interstellare, dove il sole non sorge mai, ma le avventure non finiscono mai. Grazie alla nostra tecnologia avanzata, siamo riusciti a creare un ambiente confortevole e abitabile in questo mondo un tempo arido. Il cielo sopra di noi è ora di una bellissima sfumatura di blu, pieno di soffici nuvole bianche e occasionali stormi di creature volanti. Non chiedermi come. Mentre ci avventuriamo fuori dai nostri habitat sotterranei, siamo accolti da un mondo pieno di sorprese. Strane piante e animali si sono adattati alle condizioni uniche di questo pianeta, alcuni con caratteristiche bioluminescenti che brillano nell'oscurità. E fai attenzione se vuoi andare a nuotare nell'oceano sotterraneo. Potrebbero essere la dimora di alcune creature bizzarre che vogliono banchettare. Beh, torneremo su questo dettaglio. Forse. Come puoi vedere, abbiamo creato città tentacolari e fiorenti comunità, alimentate dall'energia geotermica del pianeta. Abbiamo anche creato una serie di fonti di luce artificiale che mantengono l'illuminazione durante le notti buie e fredde. Certo. Nubi di fuoco e fumo volano verso l'alto e il razzo parte. Il Delta IV Heavy è uno dei razzi più potenti mai realizzato. Ha tre enormi motori che bruciano tonnellate di carburante e permettono al veicolo spaziale di guadagnare quota. I due booster laterali si sganciano e lasciano il nucleo del booster, che continua a salire. Quando è in orbita, il razzo rilascia il carico utile. Questa è la Parker Solar Probe, la prima navicella spaziale a toccare il Sole. E noi seguiremo passo passo il suo viaggio. La sonda è stata lanciata il 12 agosto 2018 e ha iniziato il suo viaggio verso la nostra stella. Il Sole è a 150 milioni di chilometri di distanza dalla Terra. È 390 volte la distanza Terra-Luna e 36.000 volte la distanza da costa a costa degli Stati Uniti. Le particelle di luce che il Sole emette impiegano 8 minuti per percorrere questa distanza. Per i nostri razzi convenzionali quel viaggio richiederebbe più di 200 giorni. Ma la Parker Solar Probe è stata molto più veloce con le manovre gravitazionali. Nel suo viaggio dalla Terra al Sole la sonda ha girato intorno al nostro vicino, Venere. Tutto quello che doveva fare era entrare nel campo gravitazionale del pianeta e lasciarsi attrarre. A questo punto la nostra sonda spaziale ha ricevuto una spinta in più, così non c'è stato bisogno di sprecare carburante. Dopo aver effettuato un'orbita, i motori della sonda spaziale hanno cambiato traiettoria e la sonda ha lasciato l'orbita di Venere, ottenendo un'accelerazione sufficiente per viaggiare verso il Sole. Il 5 novembre 2018 la Parker Solar Probe si è avvicinata per la prima volta al Sole. Prima di toccarne la superficie, il veicolo spaziale doveva entrare nella sua orbita. Per raggiungere questo obiettivo ha fatto altre manovre gravitazionali, dopodiché ha iniziato a girare intorno al Sole, l'oggetto più pesante del sistema solare con la gravità più potente.
Quindi la sonda ne ha tratto un'incredibile quantità di accelerazione. La Parker Solar Probe si muoveva costantemente tra due punti, il perielio e l'afelio. Qui c'è il Sole ed ecco l'orbita della sonda a forma di ellisse. Il punto più vicino al Sole è il perielio. Il Sole stava trascinando la sonda verso quel punto a una velocità incredibile. A questo punto la sonda ha cominciato ad allontanarsi dalla stella. Aveva ancora molta velocità ed energia, ma stava lottando contro la forza gravitazionale della stella. Quindi ha gradualmente rallentato. Il punto in cui la sonda ha perso tutta la sua accelerazione è chiamato afelio. La forza gravitazionale della stella ha vinto e la sonda ha iniziato a tornare verso il Sole, riprendendo velocità. La sonda ha fatto diversi cerchi seguendo un'orbita stabile, ma poi la sua orbita si è intersecata nuovamente con quella di Venere. Un'altra manovra gravitazionale. Successivamente la traiettoria della Parker Solar Probe è leggermente cambiata e la sonda ha guadagnato più velocità. Il perielio della sua orbita era più vicino al Sole. La sonda ha fatto molti altri cerchi seguendo questa nuova orbita e poi si è avvicinata di nuovo a Venere. Un altro approccio al Sole. Ogni incontro con Venere correggeva la traiettoria della sonda e riduceva gradualmente la sua distanza dalla nostra stella. Nell'aprile 2021, la Parker Solar Probe si è finalmente avvicinata così tanto al Sole da toccarne la corona. Sebbene la distanza effettiva tra la sonda e il Sole fosse di 8,5 milioni di chilometri, è considerato comunque come un tocco. Diamo un'occhiata alla struttura della nostra stella tagliandola a metà. Questo è il nucleo del Sole. È circa un quarto della sua larghezza. Il suo nucleo è 150 volte più denso dell'acqua. A causa dell'intensa pressione e dell'alta temperatura, vi si verificano reazioni nucleari. L'idrogeno viene convertito in elio, emettendo un'incredibile quantità di calore e radiazioni. Lo strato successivo è la zona radioattiva. È qui che il calore viene trasferito dal nucleo agli strati successivi. Ma i fotoni qui non si muovono verso l'esterno. Si possono dirigere ovunque ed essere irradiati tante volte. Gli scienziati ritengono che il tempo medio impiegato da un fotone di luce per viaggiare dal nucleo allo strato successivo sia di circa 10.170.000 anni. Poi c'è la zona convettiva, ovvero la superficie del Sole. Ma non è una superficie solida, è un oceano di plasma caldo. Sembra un nido d'ape. Questo perché il plasma riscaldato sale dagli strati inferiori creando qualcosa di simile a dei mini geyser. E mentre fa ancora caldo nel mezzo di quei geyser, i loro bordi si raffreddano, creando una texture sorprendente. Gli strati successivi costituiscono l'atmosfera del Sole. Innanzitutto la fotosfera, lo strato che emette luce. Ed è esattamente quello che vedi quando guardi il Sole. Ma attenzione, non farlo, serve un'attrezzatura speciale. La fotosfera è spessa fino a 400 km, ovvero più o meno l'altezza alla quale la Stazione Spaziale Internazionale si muove sopra la Terra. Poi c'è la cromosfera, o la sfera di colore. Questo strato dell'atmosfera solare conferisce alla stella la sua tonalità rossastra. È qui che appaiono le protuberanze solari, quelle potenti emissioni di materia che salgono dalla superficie. La loro velocità può raggiungere i 700 km al secondo. A un certo punto vengono catturate dal campo magnetico della stella e trascinate indietro. E poi c'è la corona, l'involucro gassoso del Sole. Le espulsioni più potenti avvengono lì. La corona si può vedere durante le eclissi, quando la Luna copre il disco solare e si vede una sorta di bagliore attorno alla stella. È questa la corona e si estende per milioni di chilometri attorno al Sole. La Parker Solar Probe ha toccato proprio quell'area. È un punto in cui il materiale solare e le radiazioni restano ancora legati alla gravità della stella e non volano nello spazio. Tutto ciò che c'è oltre quell'area è il vento solare, ovvero materia e radiazioni che riescono a sfuggire alla gravità del Sole e a muoversi nello spazio. La Parker Solar Probe ha sorpreso gli astronomi fornendo maggiori informazioni su questo confine. A quanto pare non è un muro circolare perfetto come pensavamo. Il margine è spezzato e irregolare. Sembra più una catena montuosa. Queste regioni irregolari hanno questa forma per il flusso irregolare di plasma dalla superficie del Sole. Più grande e potente è il flusso, più lontano è il confine dalla superficie della stella. Ma gli scienziati non sanno ancora cosa causi questa differenza. Dopo aver sorvolato il Sole, la Parker Solar Probe ha continuato il suo viaggio e ha ricominciato ad allontanarsi dalla stella. Ci saranno verosimilmente altri 4 approcci nel 2022. Nell'agosto 2023 la sonda sorvolerà Venere, prendendo altra velocità e avvicinandosi al Sole a una distanza ravvicinata mai toccata prima d'ora. La sonda sorvolerà Venere nel 2024 e si spera sarà in grado di resistere alle alte temperature e alle radiazioni solari così vicine.
Per fortuna gli scienziati se ne sono occupati. La sonda ha uno schermo solare sul lato che sarà rivolto verso la stella. Ha le dimensioni di una finestra di una casa e uno spessore di circa 11 cm. È realizzato con un materiale speciale in grado di resistere a una temperatura di circa 1370 gradi centigradi, quasi 6 volte la temperatura di un normale forno da cucina. Il corpo della sonda è costituito da un materiale bianco che riflette la luce solare. Al centro dell'ombra di questo schermo è posizionata tutta l'attrezzatura scientifica. Se i raggi del sole colpissero a distanza ravvicinata le parti non protette della sonda, tutte le apparecchiature finirebbero fuori uso in pochi decimi di secondo. La Parker Solar Probe è dotata di uno strumento di indagine sui campi elettromagnetici, ovvero un sistema per misurare campi elettrici e magnetici, onde radio, temperatura e densità del plasma. Uno strumento chiamato WISPR, un telescopio ottico, ha anche catturato delle immagini straordinarie del plasma in movimento sulla corona del Sole. Queste strisce si vedono durante le eclissi solari. Un altro strumento, lo SWIP, invece, misura protoni, elettroni e ioni di elio e permette di studiare i venti solari. Ma la nostra tecnologia spesso viene danneggiata perché dei bagliori imprevisti sulla superficie del Sole generano forti venti solari. Questi venti possono bruciare i chip nei satelliti in orbita attorno alla Terra. Dato che in quelle zone c'è anche la ISS, in cui ci sono sempre persone al lavoro, dobbiamo scoprire di più sui venti solari e su come proteggerci da essi. Sebbene la Parker Solar Probe continui la sua ricerca, ha già stabilito diversi record mondiali. È l'oggetto creato dall'uomo che si è più avvicinato al Sole ed è anche detentore del record di velocità. Durante il suo ultimo avvicinamento al Sole, la sonda ha infatti raggiunto una velocità di 162 km al secondo. Ciò significa che potrebbe coprire la distanza da New York a Los Angeles in soli 24 secondi e che un viaggio intorno alla Terra richiederebbe circa 4 minuti. Un viaggio sulla Luna in un veicolo spaziale del genere richiederebbe solo 40 minuti. Nel 2025 la Parker Solar Probe si avvicinerà ancora di più al Sole, il suo più vicino avvicinamento al Sole, raggiungendo una velocità di circa 690.000 km orari, velocità che è comunque solo lo 0,064% della velocità della luce.